voglia di studiare? Sì. Hai voglia di imparare? Sì, molto. Sì. E i tuoi genitori lo sanno che vuoi studiare, che vuoi imparare? Non gliel'ho detto perché non vogliono, perché dice che devo badare a scuola le pecore. E ascolta, allora come faresti a portarmi i soldi se loro non lo sanno? Ma io vado da zio Angelo e faccio il muratore di nascosto. Vado a fare, ve l'ho già detto, zio Angelo, e allora lui mi ha detto che mi fa fare il muratore così lo vado ad aiutare, vado a pascolare le pecore, poi vado a fare il muratore, poi ha detto che mi dà 150 lire al mese. Io quello che guadagno lo porto. Se me le porti sono felice, Giovanni. Se non me le porti sono più felice ancora. Me le porti. Sì, sì. Diversione in volo. Ah, così? Ti sei preso la terza media, tu vuoi fare il professorino. Sì, papà. La terra ti fa schifo. No, adesso non si lavora più. E chi la lavora la terra? E tuo fratello? Ma guardami, tuo fratello, i soldi dove li hai presi per studiare? Li hai rubati? Li hai rubati? Di la verità, li hai rubati? No, signore. Io sono andato a fare il muratore. Il muratore? Da zio Angelo, per un po' di tempo. Sempre in broglio. Poi sono andato. Sempre in broglio. No, non si fa niente di nascosto. Sono andato a lavorare, papà, sono andato a lavorare. Tu hai fatto tutto di nascosto a me, sempre imbroglione sei. No, e guarda tuo fratello, adesso anche a tuo fratello bisogna fargli prendere la licenza media. Non si può fare uno figlio e l'altro figliastro. Che colpa ne ho io? Ma che colpa ne ho io? Chi lavorerà la terra? Ma papà... Tu non la vuoi più lavorare? No, io voglio... Tu la terra, dimmi. Voglio... Qual è la cosa più terribile che ti dice? In questo... Mi dice, un giorno morirai di fame. Una maledizione? Esatto. E tu osi rispondergli? No. Nello psicodramma puoi rispondergli. Mio padre, che non vieni qua. Siamo nell'orto. Sì. C'è questa zappa gigantesca. E lui mi dice che l'unica è quella. Un giorno tu morirai di fame. Solo questa ti darà da mangiare. Ma io questa qua non l'ho. Questa è la risposta che gli dai? Sì. Un giorno morirai di fame. Però io farò un'altra cosa. No? Adesso faccio la domanda alla finanza. Mi hanno detto che li pagano abbastanza bene. Si sta bene, io ci provo. Lui mi ha detto, proprio te prendono nella finanza. Proprio te prendono nella finanza? E mi prendono, papà. Sì. Mi prendono. C'è uno che mi raccomanda pure. Conosce l'Oreole. Io gli ho dato... Ho dato 1000 lire, mi sono guadagnato io, scavare le radici per fare le pipe, con Tommaso. L'ho detto che mi raccomando.